Ha perso il bimbo che portava in grembo al quinto mese di gravidanza e lei a 30 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La prognosi è riservata. Sono tragiche e devastanti le conseguenze dell'incidente avvenuto ieri pochi minuti dopo le 9 sulla strada provinciale Mingardina nel comune di Camerota. Per cause ancora in via di accertamento, la Peugeot sulla quale viaggiava la malcapitata CP 30 anni, residente a Sala Consilina, si è scontrata frontalmente con una Renault Megane guidata da CB di Pisciotta che viaggiava in direzione opposta. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, sul posto sono giunte due ambulanze del 118, due pattuglie dei carabinieri, la polizia stradale, i dipendenti del servizio stradale della provincia e i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino. Ad avere la peggio la donna incinta, che è stata estratta dai soccorritori con non poche difficoltà dalle lamiere ed è stata trasportata a sirene spiegate dal nosocomio vallese. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I sanitari, appena ricevuta la donna in pronto soccorso, hanno controllato le condizioni del feto, scoprendo che probabilmente a causa del forte impatto era morto. All'ospedale di Vallo della Lucania è stato ricoverato anche il passeggero della Renault Megane, FG 65enne, nato a Centola ma residente a Lentiscosa, frazione di Camerota. L'uomo ha riportato diverse escoriazioni e un forte colpo all'addome, ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Sul luogo dell'incidente i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, in sinergia con gli agenti della Polstrada di Sapri, che hanno regolamentato il traffico veicolare. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari comandati dal luogotenente Massimo Di Franco e dal maresciallo Alberto Santoriello, la Peugeot guidata dalla donna di Sala Consilina nel procedere in direzione Camerota, per cause ancora in fase di accertamento, non è escluso un malore improvviso della guidatrice, avrebbe invaso la corsia opposta andando così a scontrarsi con la Renault Megane che viaggiava nella direzione contraria. Un impatto violento, nonostante il tentativo dell'autista della Renault di evitare il frontale lanciandosi fuori strada e terminando la corsa prima contro un muro e poi contro la Peugeot. Le due autovetture coinvolte nell'incidente quasi non si riconoscevano, sono diventate un cumulo di lamiere. La donna incinta era rimasta bloccata con una gamba sotto lo sterzo ed è stata liberata dagli operatori della Misericordia di Palinuro e della PA Cilento Emergenze di Camerota prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Non è stato facile, raccontano alcuni testimoni. La donna era cosciente ma fortemente provata. Sono stati attimi di panico. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta. Il conducente della Renault è stato il primo a chiamare i soccorsi. È stato terribile, ha raccontato l'uomo ai carabinieri. Ho visto la macchina venirmi addosso, ho pensato di morire. Dai segni delle ruote rimasti sull'asfalto, gli inquirenti dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e cercare di capire a quale velocità stessero viaggiando i due mezzi al momento dello scontro. Probabilmente nelle prossime ore verranno interrogati altri testimoni. Le indagini dei carabinieri proseguono con il massimo riservo e in attesa di poter sentire la donna.